e siamo nell'Upper West Side. Adesso andiamo ad esplorare la zona di Lincoln Square. La zona di Lincoln Square come quartiere si intende come tratto tra la Columbus Circle e la 110ª strada, dove scorrono la Columbus Avenue e la Broadway, mentre invece come piazza Lincoln Square si intende nel congiungimento tra la Broadway e la Columbus Avenue, tra la 63ª e la 65ª strada, dove oggi sorge il Lincoln Center for the Performing Arts. Questa zona un tempo era conosciuta come San Juan Hill, poiché era molto abitata da gente latinoamericana e ispanica, ed era una delle zone peggiori della città. Infatti venne utilizzata anche come sfondo per le riprese del film tratto dal musical di Leonard Bernstein, West Side Story. I motivi che portarono alla realizzazione del Lincoln Center quindi sono duplici: uno, per riqualificare appunto questa zona che come abbiamo detto era molto degradata; il secondo motivo era quello di dare una nuova casa alla Metropolitan Opera House, la cui vecchia sede, conosciuta come Old Met e che si trovava sulla Broadway all'altezza della 38ª strada, ormai era completamente obsoleta ed antiquata. La realizzazione del Lincoln Center ha portato numerose critiche sia dal punto di vista sociale, poiché molte famiglie dovettero abbandonare le loro case demolite per la sua realizzazione, sia proprio per il tipo di prodotto, in quanto la musica classica non veniva vista come un prodotto abbastanza mainstream e quindi usufruibile da tutti, ma soltanto da una piccola elite. Fatto sta che, nonostante queste critiche, il Lincoln Center for the Performing Arts si è rivelata una scelta assolutamente vincente. Infatti si stima che vi passino circa 5 milioni di visitatori all'anno. Ed eccoci, siamo all'altezza della 66ª, dove convergono Columbus Avenue e Broadway, e siamo nel piccolo Richard Tucker Park. Quello che vedete è proprio il busto di Richard Tucker, che è stato il tenore più prolifico nella storia della Metropolitan Opera House. Ci lavorò per 19 stagioni ed è stato l'unico artista al quale sono state concesse le esequie funebri all'interno della nuova sede dell'istituzione. E vedete, qui ci sono anche i nomi di alcune opere nelle quali li lavorò. Questa che state vedendo è probabilmente l'edificio più particolare del Lincoln Center, con la sua forma triangolare o trapezoidale, come meglio si vuol dire. È stato anche l'ultimo ad essere realizzato nel 1969, la Juilliard School, che sarebbe il conservatorio della città. Molti lo riconosceranno perché utilizzato nella famosa serie televisiva Saranno Famosi. Al piano terra, come potete leggere, c'è anche la Ellis Tully Hall, che è la sede della società di musica da camera, intitolata in onore della soprano Ellis Tully, che ebbe una carriera artistica abbastanza mediocre, ma dal punto di vista filantropico molto importante. Ereditò infatti una fortuna dal padre e donò questi soldi per la realizzazione di questa sala da concerto. È questo che vedete, il Rose Building, dove ci sono molti appartamenti nei quali vivono gli studenti della Juilliard School, del conservatorio, del corpo di ballo. Al suo interno è anche presente il Walter Reed Theater, che è la sede della Lincoln Center Film Society. Ed eccolo qui, il Lincoln Center for the Performing Arts, i cui lavori iniziarono nel 1959 e durarono 10 anni, con successivo ammodernamento risalente
all'inizio degli anni 2000, gli architetti che ci lavorarono furono diversi, tra i quali Harrison, Philip Johnson e l'italiano Pietro Belluschi. Questo è il pavimento esterno, molto famoso con i suoi raggi concentrici, dove si tengono gli spettacoli all'aperto durante la stagione estiva, e viene collocato anche l'albero di Natale durante le festività natalizie, mentre questa è la fontana realizzata da Philip Johnson. L'edificio che si trova sul lato ovest è la sede della Metropolitan Opera House, una tra le istituzioni musicali più importanti della nazione, fondata agli inizi del Novecento da alcuni nuovi capitalisti come JP Morgan, qualche Whitney, qualche Vanderbilt, stanchi del fatto che l'allora esistente Academy of Music sulla 14ª strada riservasse i palchi esclusivamente alla vecchia classe aristocratica. Quindi venne realizzata la Metropolitan Opera House sulla Broadway all'altezza della 38ª, e infatti la sede attuale riproduce alla perfezione quel teatro. L'auditorium infatti è stato realizzato a forma di ferro di cavallo, correggendo però un grande problema che c'era nella Old Met, vale a dire il fatto che quasi 700 posti avessero la visuale ostruita. Inoltre, seguendo l'esempio di alcuni teatri come il Covent Garden di Londra, è stato reso l'auditorium più democratico con un'unica fila di palchi. Sul lato sud c'è il David Koch Theater, che è l'ex New York State Theater, sede della ormai defunta New York State Opera. È stato rinominato alla memoria di David Koch in seguito a una donazione di 100 milioni di dollari, e oggi ospita il City Ballet, ovvero la compagnia di danza. Sul lato nord, in fase di restauro, c'è invece la David Geffen Hall, che è stata inaugurata come New York Philharmonic Hall ed era infatti la sede della New York Philharmonic Orchestra, l'orchestra sinfonica più antica della nazione. È stata rinominata due volte in base a delle donazioni, prima come Avery Fisher Hall, oggi come David Geffen Hall, ed è stata una sala che ha avuto diversi problemi a livello acustico. Infatti inizialmente, quando venne inaugurata, sia i musicisti che il pubblico si lamentavano dell'acustica di questo teatro. Nonostante fosse stata restaurata negli anni 70 del secolo scorso, sia l'orchestra sinfonica di Filadelfia che quella di Boston preferirono spostare le loro date alla Carnegie Hall. Per questo motivo, utilizzando i soldi della donazione di Avery Fisher, è stata completamente gettata a terra, demolita e ricostruita. Oggi è una delle sale con l'acustica, una tra le acustiche migliori al mondo. Quest'opera di arte moderna che state mirando è la Lincoln Center Reclining Figure, e di fronte c'è il Lincoln Center Theater, che è l'unico teatro che si trova al di fuori del Theater District con più di 1000 posti a sedere di capienza. Al suo interno ci sono anche due teatri più piccoli, uno da circa 300 posti per gli spettacoli del movimento Off-Broadway e un altro sul rooftop da 121 posti per gli spettacoli degli artisti emergenti. Accanto al Lincoln Center Theater c'è un'altra opera d'arte moderna che è la biglietteria. Alle sue spalle vedete la Library for the Performing Arts. Non è soltanto una semplice libreria, ma, se possiamo dire, un vero e proprio museo. All'interno infatti ci sono delle registrazioni audio di performance storiche della Metropolitan Opera House, anche molto antiche, e anche alcuni testi manoscritti di artisti come Mozart e Bach. E questo che si trova proprio di fronte al Lincoln Center è il piccolo Dante Park. Questa che vedete è la Time Sculpture di Philip Johnson, una sorta di rivisitazione moderna dei sidewalk clock del passato della città. Qui c'è un piccolo albero
di Natale. L'attrazione principale di questo parco, molto caro a noi italiani, come vedete Dante Park, è la statua di Dante Alighieri, statua che venne realizzata con una raccolta fondi portata avanti dalla Dante Society, Dante Alighieri Society. Il progetto originale voleva che venisse realizzata una statua più grande da esporre in Times Square. Per mancanza di fondi si realizzò una statua di minori dimensioni ed è stata collocata in questo punto in occasione del 600° anniversario della morte del sommo poeta. Stiamo costeggiando sulla Columbus Avenue, procedendo verso sud, il campus della Fordham University, una delle università più prestigiose della città, la cui sede principale si trova nell'omonimo quartiere di Fordham, nel Bronx, dove un tempo sorgeva un villaggio gesuita. Questa che vedete al numero 8 della Columbus Avenue, all'altezza della 60ª strada, è la chiesa di San Paolo l'Apostolo, fatta realizzare da padre Hecker, che era un originario della Germania, cresciuto da una famiglia luterana, ma si convertì al cattolicesimo e fece un'importante campagna di propaganda in città per la conversione al cattolicesimo. Quando venne realizzata, inaugurata, era la seconda chiesa più grande della città dopo la St. Patrick Cathedral sulla Fifth Avenue. Il suo aspetto, che ricorda quasi una fortezza militare mastodontica, le valse il soprannome di Fort Deschaun. Dal nome di padre Deschaun, che era un ingegnere laureato all'Accademia Militare di West Point. E questa è la Columbia Circle. Un tempo era una piazza priva di nome, che faceva parte del progetto originario di Central Park. È stata rinominata Columbia Circle dopo l'inaugurazione della statua di Cristoforo Colombo, che vedete al centro, realizzata in occasione del 400° anniversario della scoperta del Nuovo Mondo. Questa piazza un tempo era anche nota per essere un po' pericolosa per i pedoni. Oggi è stata attrezzata con tutte le dovute segnaletiche orizzontali e verticali ed impianti semaforici. Ed ecco la statua di Cristoforo Colombo, che si trova a diversi metri di altezza, mentre sul piedistallo ci sono delle placche di rilievi che raffigurano la sua partenza dalla Spagna e dall'altro lato il suo arrivo nel Nuovo Mondo. Eccolo qua, quello che abbiamo visto prima era l'arrivo nel Nuovo Mondo, questa è la partenza dalla Spagna. Uno degli edifici più particolari presente nella Columbia Circle è il MAD, MAD, Museum of Arts and Design, realizzato all'interno di questo particolare edificio, che fu fatto costruire dal proprietario della catena di supermercati AT&T per la realizzazione di un museo di arte moderna del quale era un grande appassionato. Venne realizzato quindi questo edificio con la sua forma che segue la piazza e tanti forellini, edificio che quando venne inaugurato venne stroncato dalla critica con il soprannome molto irriverente di Lollipop Building. Dopo pochi anni questo museo di arte moderna chiuse i battenti, l'edificio è rimasto anche vuoto per un lungo periodo e nel 2002 vi ha aperto il Museum of Arts and Design. Per l'occasione è stato completamente rivisitato e i forellini sono stati sostituiti da alcuni triangolini, anche se la struttura dell'Lollipop Building praticamente è rimasta inalterata.
Il museo è l'unico museo della città la cui collezione è incentrata esclusivamente su opere realizzate a mano, e sono opere quindi lavorate con vari materiali: legno, plastica, vetro, metallo, porcellana, eccetera eccetera. Altro simbolo della Columbia Circle, al numero 10, sono le torri della Time Warner. Vedete queste torri gemelle che ospitano al piano sotterraneo un grande centro commerciale, nei primi quattro piani numerosi ristoranti, alcuni anche detentori di 3 stelle Michelin, come il celebre tempio del sushi Masa o il ristorante Perse dello chef Thomas Keller. Tra il quinto e il settimo piano c'è la sede della Jazz Society of Lincoln Center. Ai piani superiori ci sono gli edifici della Time Warner, gli uffici della Time Warner, tra cui gli studi televisivi della CNN, e ai piani più alti appartamenti e stanze d'albergo con meravigliose viste sul paesaggio circostante. Uno dei memoriali più celebri della Columbia Circle è il Main Memorial, realizzato in onore dell'affondamento della corazzata Maine, avvenuta nelle acque dell'Havana e che ha sancito l'inizio della guerra contro gli spagnoli. È stato realizzato tra l'altro da uno scultore italiano, Arturo Piccirilli, originario di Massa Carrara, quindi di terra di prestigiosi marmi, figlio di uno scalpellino, e che per una grande carriera in città coadiuvato anche dall'amicizia con il potente sindaco Fiorello La Guardia, che lo soprannominava Uncle Peach, ovvero zio Pesca. Il gruppo di rilievi e di sculture presente sul Main Memorial ha un significato collettivo, ovvero gli Stati Uniti d'America, che prendono consapevolezza del loro potere commerciale. Vedete sopra c'è la scultura che raffigura la Columbia, cioè gli Stati Uniti d'America, si trova su una conchiglia circondata da alcuni cavalli. Sotto abbiamo la figura del bambino a prua, che raffigura la vittoria. Alle sue spalle una donna che raffigura la pace, che è fiancheggiata da un uomo muscoloso che raffigura il coraggio, e una donna con un bambino che invece raffigura la temperanza. Dal lato opposto ci sono queste figure che sono la giustizia, la storia e un guerriero che un tempo brandiva una spada che oggi è stata demolita. E ai due lati opposi ci sono un uomo anziano, quello che state vedendo, che raffigura l'Oceano Pacifico, e dall'altro lato uno più giovane che invece rappresenta l'Oceano Atlantico. Da questo punto abbiamo una perfetta visuale delle torri residenziali di ultima generazione che stanno nascendo a ridosso di Central Park, sulla 57esima ovest, oggi ribattezzata come Billionaire Row, proprio perché stanno nascendo queste torri con appartamenti milionari, realizzate sempre più strette poiché sono dotate di un unico appartamento a piano con viste a 360 gradi. Quella che si trova a destra e che spicca dietro il grattacielo Art Deco, la Central Park Tower, che è stata inaugurata da poco, si trova al 225 ed è l'edificio residenziale più alto dell'emisfero occidentale. E inoltre, se non si considerasse l'antenna, sarebbe in assoluto l'edificio più alto dell'emisfero occidentale, superando anche il One World Trade Center. Quella centrale si trova al 157, per questo motivo si chiama 157, è stata la prima ad essere inaugurata, con appartamenti milionari posseduti da oligarchi russi, da cinesi di dubbie origini, da imprenditori milionari che acquistano questi appartamenti più che altro come investimenti e non per viverci. Tra le amenità presenti si segnala anche una piscina con filo di fusione subacquea. L'ultima a sinistra, al 111, è la Steinway Tower, così chiamata perché si trova
sopra l'ex salone espositivo della fabbrica di pianoforti Steinway & Sons ed è il grattacielo più stretto al mondo. Ecco da qui un'altra visuale delle strettissime torri della 57esima strada. E guardate i meravigliosi contrasti che offre New York City. C'è il 157, la Central Park Tower, conosciuta anche come Nordstrom Tower, poiché si trova sull'omonimo centro commerciale, e ai piedi questo edificio antico che è lo Student Arts League, istituto d'arte che nacque come alternativa alla più accademica National Academy of Arts, ma che è ugualmente molto rinomato. Ci sono sempre stati infatti insegnanti molto importanti e da questo istituto d'arte sono fuoriusciti artisti del calibro di George O'Keefe e Jackson Pollock. E anche la Carnegie Hall, purtroppo completamente rivestita di impalcature in fase di restauro, questa sala da concerto che si trova all'incrocio tra la 7th Avenue e la 57esima Ovest, è la sala da concerto più antica della città, realizzata da Andrew Carnegie, boss del ferro e dell'acciaio della città, per la Oratorio Society, della quale egli faceva parte. Al primo piano c'è anche un museo che si chiama Rose Museum, che ripercorre la storia di questo teatro, che venne inaugurato addirittura da Piotr Ilyich Tchaikovsky e che è stato per tanti anni la casa della New York Philharmonic Orchestra, oggi spostatasi all'interno del Lincoln Center. Nonostante ciò, la cartellonistica di questa sala da concerto è molto molto prestigiosa, sia per quanto riguarda la musica classica che la musica pop. Negli anni passati fu portata avanti anche una proposta di demolizione, ma sventata grazie ad alcuni attivisti capeggiati dal violinista Isaac Stern. Questo che vedete invece è il New York City Center for Drama and Music, che si trova all'interno di un ex luogo religioso ebraico conosciuto come The Mecca Temple, al 135 della 55esima Ovest. E anche oggi ci siamo fatti un bel tour, abbiamo visto una parte sostanziosa dell'Upper West Side, ovvero la zona di Lincoln Square, più la Columbia Circle e la zona intorno alla 57esima Ovest, ovvero la Billionaire's Row. È stato un piacere, ci vediamo per i prossimi tour, a presto!